vincitori del Festival di Cannes ricevono i premi da due tra le maggiori stelle francesi del teatro e del cinema, Edwige Feyer e Michel Morgan. La cinematografia italiana ha ottenuto due premi per i film Eclisse e Divorzio all'italiana. Agli americani e agli inglesi sono andati i premi per le migliori interpretazioni, benché Marcello Mastroianni avesse alla vigilia le maggiori chance. La Palma d'Oro è stata assegnata al film brasiliano Pagador de Promessas, un'opera modesta e ricca solo di buone intenzioni.